un avviso particolare a chi fa gli addominali su macchinari come questo, sul piano inclinato, con i piedi incastrati in questo modo, le mani appoggiate a croce e andare giù. Addirittura c'è chi va proprio giù e ritorna su. Rabbrividisco, proprio rabbrividisco ogni volta a vedere questi esercizi. Perché mettete in moto una serie di concomitanze biomeccaniche che sono gravosissime sulle vertebre lombari. Fate attenzione. È preferibile, se uno proprio vuole fare questo esercizio, con le braccia avanti, piano piano, arrivare fino a un certo grado di stimolo del retto addominale, perché oltre quel grado lì mette in moto altri muscoli, tipo lo psoas iliaco, che ha origine e inserzione proprio fatto in modo che la colonna vertebrale viene portata, viene sollecitata, diciamo in maniera abnorme, e per chi ha problemi, quindi soffre di protusioni o addirittura di erniazioni, non fa altro che peggiorare notevolmente la propria condizione. Ma non è detto che uno debba avere per forza dei problemi, se li fa venire, se fa un certo tipo di allenamento, ma non è una polemica, per carità, le nostre non sono polemiche, noi cerchiamo soltanto di mettere in luce determinati errori che frequentemente vengono fatti in palestra o anche tante volte anche al parco. Abbiamo visto che delle cose non sono fatte sempre in maniera corretta, anche perché ci sono tante metodiche di allenamento per gli addominali che sono molto meno gravose e hanno sempre la stessa efficacia. Quindi fate attenzione a determinati esercizi sul piano inclinato, con il punto d'appoggio delle caviglie più basso rispetto a quello dei glutei, perché viene da sé, solo osservando, andando in giù, tutto lo sforzo del retto addominale, per effetto anche dello stimolo del retto addominale e poi della condizione della schiena, avviene una compressione, addirittura anche delle flesso estensioni, che sono, dette tra parentesi, nocive per chi ha problemi di schiena e anche per chi non ce l'ha. Poi la stessa cosa, anche certi esercizi fatti, l'avevo già indicato anche su altri video, quello di mettere le mani appoggiate così e le gambe tese e andare giù, evito assolutamente di farlo, e andare giù con le gambe tese, perché i glutei fanno da fulcro, il peso delle gambe non fa altro che ripercuotersi sul tratto lombare. Sul nostro canale abbiamo dato già delle indicazioni a tal proposito, cose alternative per cercare di non farsi male, per isolare sia gli obliqui, i trasversi, sia la porzione alta, sia la porzione bassa del retto dell'addome. Soltanto per dirvi, fate attenzione se vi fate male. Ciao!